Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati ad Astrologia e Spiritualità. Ciao da Stefania. E Ciao da Paolo. ciao da Maria Grazia. Allora, siamo arrivati alla terza puntata e in questa puntata parleremo del segno dei gemelli. Stavamo dicendo adesso fuori onda con Maria Grazia che è un segno che mi interessa perché è l'opposto del Sagittario, mi diceva lei. E Sì. infatti, tra l'altro, io ho anche il medio cielo in gemelli e poi è un segno che mi è caro perché è il segno di mio fratello. Io e mio fratello siamo proprio agli opposti. Tra l'altro, anche come giornate siamo nati agli opposti perché io il 15 dicembre e lui il 15 giugno, quindi c'è questa particolarità. E quindi cominciamo subito. Partiamo subito con Maria Grazia o vuoi dire Anch'io ho un qualcosa? fratello, Stefania, anch'io ho un fratello gemelli. Ecco. La mia vita è stata costellata dai gemelli. Nadir era gemelli, mio fratello gemelli, mio ex marito gemelli, quindi la mia più cara amica era gemelli. Ecco, quindi ne hai e ne hai Costellata. avuti Tanto che tantissimi. non ci si... sì, perché guarda, una cosa che vorrei dire agli ascoltatori, che i gemelli è uno dei segni più complicati dello zodiaco. Quindi non è così semplice come si vuol far intendere. Proprio perché sia per il mito che lo interessa, ma anche per il fatto che è rappresentato da Mercurio. E Mercurio, dal punto di vista dell'alchimia, se andiamo a vedere tutta l'alchimia del Novecento d.C., tutta la parte medievale, eccetera, è la cosa più difficile per gli alchimisti era riuscire a affermare il mercurio, perché il mercurio per sua qualità ha una qualità aerea, volatile, potremmo dire tendenzialmente luciferica. E quindi è il domicilio diurno di Mercurio, i gemelli hanno l'esilio di Giove e Nettuno, che hanno il domicilio nel punto opposto, nel Sagittario. Sono quindi un segno di aria di natura mobile e governano, fra l'altro, la gabbia toracica, tutte le scapole, le ascelle, le spalle, le braccia, gli avambracci, i polsi, le mani, tutte le strutture tendinee e le articolazioni, il diaframma, i bronchi e i polmoni, la trachea. E in pratica tutto quello che possiamo imputare anche ai nervi cosiddetti periferici. Quindi tutto l'apparato nervoso, in quanto vedrete che nel mito dei gemelli abbiamo un momento che è il momento dello specchio, quando Narciso si specchia. E il nostro apparato nervoso è come se fosse in qualche modo il nostro specchio. Anticamente gli specchi erano fatti proprio con il mercurio, quindi c'è anche questa cosa molto particolare. Tra l'altro, il mito di Narciso, che rappresenta questo segno, è stato anche considerato molto superficialmente. Quindi imputando, diciamo, a questo fanciullo il fatto di essere innamorato di se stesso, narcisismo, eccetera. In parte questo è vero, ma non in modo assoluto. E quindi comincerei proprio a parlare di questo mito. Narciso nasce dall'unione di una ninfa, con una deità di un fiume. Quindi la ninfa, con suo grande stupore, si ritrova questo bambino di una bellezza straordinaria. Come soleva in quel tempo,
si rivolge all'oracolo di Delfi per sapere quale sarebbe stato il destino di questo fanciullo. E arriva a lei questa sentenza. Questo fanciullo non dovrà mai incontrare la sua immagine. Quindi che cosa accade? Che Narciso viene cresciuto dalle deità del bosco, quindi stava insieme alle ninfe, stava insieme a tutti quelli che potevano essere fauni, satiri, eccetera. Ma la sua bellezza era così sconvolgente che tutti si innamoravano di lui, tutti e tutte. E ogni volta che un amico o un'amica così gli manifestava il suo amore, lui cominciava a fuggire. Quindi cominciava in qualche modo a chiudersi e a non accettare questo amore. Fino a che arriva un momento molto particolare, e qui abbiamo anche la parte femminile del segno dei gemelli, in cui questa ninfa che si chiama Eco si innamora di Narciso, era una sua grande amica, giocavano insieme, fino a che un giorno rivela a Narciso il suo amore, quindi Narciso comincia a fuggire e Eco lo segue cominciando a gridare ti amo, ti amo, ti amo e Narciso continua questa sua fuga. Quindi accade che lei, inseguendolo, quindi non si nutre. E abbiamo qua la prima anoressica mitologica. Di lei rimane solo la voce, quindi scompare, diciamo, nel suo corpo. Possiamo dire denso, e resta di lei soltanto questa voce, continua a seguire Narciso. Era però, Eco, figlia della Nemesi. E quindi Nemesi spinge Narciso verso uno specchio d'acqua. E cosa accade? Che Narciso, trovandosi davanti a questo specchio d'acqua, per la prima volta vede la sua immagine, ma non si rende conto che è la sua immagine. Per cui resta in questa contemplazione, innamorandosi di se stesso e non mangiando. Quindi la Nemesi, facendo la stessa cosa in qualche modo che era capitata anche ad Eco, non nutrendosi, resta perduto in questa contemplazione fino a che a un certo punto si getta in questo specchio d'acqua e muore, per poter raggiungere questo essere che lui vedeva riflesso. Quindi non c'è realmente una condizione di innamoramento di se stesso. Le versioni sono varie, addirittura c'è una versione del mito in cui lui aveva una sorella che amava moltissimo, questa sorella muore e lui, vedendo la sua immagine, dato che era la sorella gemella, pensa che quella sia sua sorella e quindi si getta dentro questo specchio lacustre per raggiungerla. E viene poi trasformato da Zeus, da Giove, viene trasformato nel fiore del Narciso. E qua in qualche maniera, attraverso questo mito, c'è tutta la spiegazione anche di quello che è rappresentativo dei gemelli. Gemelli viene dalla parola gamos che significa unione. Il glifo è un due romano perché i gemelli influenzano una coppia che sono appunto i nostri polmoni e i nostri bronchi.
Quindi collegata alla funzione dei gemelli abbiamo indubbiamente tutto quello che è comunicazione. Quindi abbiamo gli scambi, abbiamo il movimento, possiamo dire i trasporti, il movimento, gli scambi, le interazioni, i contatti, sono tutti collegati ai gemelli, perché pensate appunto alle braccia, alle mani, noi andiamo verso il mondo con le nostre mani, quindi le mani diventano quasi degli occhi e hanno come gemelli, hanno come qualità, come senso, hanno l'ascolto. Quindi il riuscire ad ascoltare, perché sono anche dei grandi parlatori i gemelli, perché Mercurio influenza tutto l'apparato cosiddetto intellettivo. E dalla capacità di collegamento, di interligare le varie cose, quindi abbiamo bisogno noi della formazione dell'intelletto, con tutto quello però che può accadere quando c'è un'eccessiva intellettualità. Quindi anche l'intelletto che dovrebbe essere realizzato a nostro favore può diventarci invece qualcosa che va a cadere in una forma estremamente cerebrale e si discosta quindi da quello che è il pensiero cosmico. Per cui i gemelli, fra l'altro, attraverso la funzione di Mercurio, hanno pure come parte anatomica la tiroide. La tiroide è divisa in due parti, quella collegata a Mercurio e la tiroide, la paratiroide è collegata alla funzione invece di Venere. Quindi la tiroide che cosa proprio immette in noi l'elemento del movimento è collegata anche a tutto quello che è il principio dello iodio. La paratiroide invece serve proprio per fare in modo che ci sia equilibrio. Per cui molto spesso i gemelli possono essere persone molto attive, molto nervose, molto curiose, ma non portano a volte fino alla fine il loro interesse. Quindi è molto importante anche l'interazione e la funzione di Venere nelle persone che si incarnano in questo segno. Quindi chiaramente il gemelli dovrebbe arrivare ad incontrare l'altro. Quindi questo fatto che i polmoni siano una coppia, incontreremo anche un'altra coppia, la incontriamo nella bilancia, altro segno d'aria, e quindi attraverso le reni, e qui incontriamo invece la coppia polmoni e bronchi, che sono collegati proprio a tutto quello che noi rappresentiamo come uomo o essere del ritmo. Quindi in questo mito lui ha paura di quello che gli viene rivelato come amore. Quindi i gemelli dovrebbe andare verso la condizione di amore verso l'altro e di amore verso se stesso. Invece l'eccessiva cerebralità che può in questo segno presentarsi può portarlo a fuggire. L'elemento per esempio di Mercurio, che è meraviglioso perché noi abbiamo con Mercurio Hermes, il grande collegatore, il collegatore degli dèi sulla Terra e negli inferi, perché Mercurio poi diventerà, nel segno della Vergine, psicopompo, ovvero accompagnatore delle anime nell'Ade. Quindi è il grande collegatore fra l'altezza dell'Olimpo, la profondità dell'Ade. E infatti il personaggio un po' mercuriale, anche per eccellenza, è Ulisse, o Odisseo, proprio perché a un certo punto, se vi ricordate, c'è proprio un'iniziazione nell'Odissea, quando Ulisse accede all'entrata dell'Ade, quindi attraverso l'aiuto di Tiresia e precedentemente di Circe. Ma il suo incontro con Circe è
è potuto andare a buon fine perché prima di entrare nella casa di Circe, Hermes, Mercurio, lo ha fermato e gli ha detto: prima di entrare io ti do questa sostanza, questa è una pianta che cresce nel mondo degli dei e non cresce sulla terra. Prendi questa sostanza, mangiala e lui la mangerà e quindi questo incantesimo non avrà assolutamente nessuna possibilità su di te. In realtà è tutta una simbologia. In realtà Ulisse sta facendo la sua iniziazione e quindi è in grado di prendere una sostanza dai centri superiori della sua anima. Quindi Mercurio può essere anche colui che aiuta in tutto quello che è l'iniziazione, cioè il nostro apparato intellettuale, quando si collega alle forze spirituali, quindi al mondo dello spirito, rappresentato chiaramente da Hermes, ha la possibilità di poter prendere una sostanza che in qualche modo è in grado di neutralizzare qualsiasi condizione di emozione negativa. Qui infatti Circe trasformava gli uomini in animali, perché non solo in porci, a seconda della tendenza istintiva della persona, lì dove un individuo era vissuto dalla parte istintiva. Nel senso di Ulisse, che sta facendo proprio la sua iniziazione, lui era in grado invece di non soggiacere alla parte istintiva. Quindi questa è la grande funzione meravigliosa di Mercurio. Quindi anche in Narciso vediamo un individuo che in qualche maniera ha anche paura di soggiacere ad un rapporto che potrebbe essere soltanto istintivo. Quindi c'è proprio questa ricerca, a volte nel gemelli, dello studio, della conoscenza, quindi, ed è un aspetto meraviglioso che il gemelli può avere. Dall'altra parte però non si deve dimenticare di lavorare su se stesso, perché in questo mito Narciso non si riconosce, quindi non riconosce nell'immagine che arriva il suo volto, non riconosce se stesso. Quindi noi siamo molto spesso giocati proprio da una specie di incantesimo, per cui non riusciamo a cogliere attraverso gli eventi che arrivano nella nostra vita quello che noi abbiamo in realtà creato o prodotto. Il gemelli deve fare attenzione, per esempio, a non restare soltanto su una superficialità. Deve riuscire questa spinta che ha alla conoscenza e alla curiosità di portarla poi in profondità, di riuscire a lavorare, a vedersi, a lavorare su se stesso. Il fatto che abbia questo esilio di Giove e di Nettuno, che sono i pianeti che determinano il punto opposto, il Sagittario, può rappresentare proprio questo, il bisogno di mettersi in contatto con gli altri, la capacità proprio di poter aprirsi con gli altri, perché è un finto estroverso il Gemelli. Noi abbiamo un altro personaggio rappresentativo del Gemelli, che è Peter Pan. Quindi il Gemelli deve lottare dentro di sé con il puer, o potremmo dire anche con la puella, perché questo è valido tanto per il maschile quanto per il femminile. Quindi nella mitologia, per esempio, ci stanno questi fanciulli fiore, che
che sono per esempio rappresentati, uno è Ganimede, che è il coppiere degli dèi, che in qualche maniera non riescono a volte a vivere profondamente nella realtà un rapporto affettivo. C'è un bellissimo testo di Hillman e io molto spesso ai gemelli consiglio la lettura di questo testo, che si chiama Puer Eternus, dove viene proprio preso in considerazione il mito di Narciso, dove viene preso in considerazione la figura di questo Ganimede, di questi fanciulli, che lui proprio chiama fanciulli fiore, e dice appunto, a un certo punto parla proprio i gemelli, dice proprio gemelli, si riferisce proprio al gemelli. Sono esseri che hanno più facilità nel volare, ma debbono imparare a camminare. E questa è proprio la condizione di Mercurio. Il Mercurio che in qualche modo è così volatile che creava dei grossi problemi a tutti gli alchimisti. Quindi la fissazione cosiddetta del Mercurio era qualcosa di estremamente difficile per loro. E così possiamo dire questa. Anche questa curiosità che a volte vive il gemelli, che lo porta ad iniziare tante cose, ad interessarsi a tante cose, ma poi a non andare in una grande profondità. Non è vero per tutti, chiaramente, ma debbono affrontare il puer all'interno di loro stessi. E allora Hillman dice proprio questo, parla anche di Peter Pan, parla proprio di questa. Di questo quasi tentativo di voler rimanere in una forma a volte infantile, a non voler entrare proprio in quello che può essere il gioco delle relazioni, la responsabilità. E quindi viene detto il gemelli dovrebbe piano piano affrontare anche tutta la lezione collegata a Saturno, al vecchio. Infatti questo testo, che è un testo piccolo, non è molto grande, comincia con il Senex. Io dico sempre alle persone di cominciare la lettura dal puer, perché il collegamento buono sarebbe proprio quello fra il Senex e il puer, perché il puer porta dei contenuti vibranti di vita che il gemelli ha, perché appunto è stimolante, cioè la relazione con un gemelli è fortemente stimolante, proprio perché quando si dice l'argento vivo nei bambini era proprio questo elemento mercuriale e quindi questa sete di conoscenza, lo studio che è collegato proprio alla funzione dei gemelli, però rischiano a volte di rimanere dei puer eterni o delle puelle eterne, e quindi viene anche proprio identificato da Hillman la problematica, dice spesso inseguono una figura, gli uomini di donna che è così alta come ideale che quando vanno a vivere una relazione sul piano ordinario non trovano questa forma ideale. E dice il puer deve fare sempre, in qualche modo, i conti con la sua relazione con la figura della madre, perché alla fine questi tentativi sentimentali che vengono sempre poi conclusi non portano poi a poter individuare la propria parte femminile e nella donna la propria parte maschile. Quindi questa tendenza proprio a idealizzare, quindi a creare quindi un'immagine che può essere un'immagine troppo staccata dalla realtà, mentre il gemelli deve imparare a camminare e non a volare. Questo è un aspetto, è una frase bellissima. Il gemelli deve imparare a camminare e non soltanto a volare. Quindi deve in qualche modo accettare proprio quello che è il processo di incarnazione, come il Mercurio ha difficoltà a fissarsi,
Il Gemelli deve essere consapevole quindi di questa forza, provate infatti a rompere, adesso non li fanno più con il mercurio, ma quando si rompevano i termometri fatti con il mercurio, vedevate proprio questo mercurio che cominciava a girare e non si fermava, quindi proprio questa enorme mobilità. Nella parte, perché è diverso il gemelli per l'uomo e il gemelli per la donna, perché per esempio la donna in una situazione sentimentale tende proprio quasi a volte a stare talmente male per amore, perché mentre il maschile può avere una forma di resistenza, la donna gemelli può proprio avere invece un momento di estremo dolore nel sentirsi rifiutata. Quindi c'è quasi questa eco che cerca di seguire Narciso e alla fine distrugge se stessa dal punto di vista fisico. Nella mia vita ho incontrato tantissime donne dei gemelli che hanno avuto delle sofferenze affettive così grandi, dalle quali non si sono sapute trarre fuori se non dopo grandi momenti di sofferenza, grandi difficoltà, a scapito in certi casi proprio del loro aspetto, della loro, di quello che poteva essere la salute sul piano fisico. Quindi abbiamo due comportamenti completamente differenti nel maschile e nel femminile. Nel femminile proprio c'è questa condizione, c'è questa eco che mitologicamente viene verso di noi proprio come la prima persona che in qualche maniera perde il contatto con la sua parte fisica. Quindi nel femminile ci può essere questa perdita di contatto con la propria parte fisica nel momento in cui si presenta una relazione difficile, quindi potremmo dire con grande difficoltà riescono ad attraversare questa prova. Poi devo dire che alcune persone riescono a farlo tantissimi anni fa. Parlai in televisione proprio nella trasmissione che facevo di questo del segno dei gemelli e della parte femminile del segno dei gemelli, che è molto diversa da quello che può essere quella maschile. Anche loro, anche le donne, hanno una grande attitudine per lo studio, per la conoscenza e tutto il resto, ma c'è poi questa tendenza alla somatizzazione. E dopo qualche giorno venne da me una dottoressa, lei era una psicoanalista, e mi disse: "Guarda, io mi sono sentita proprio rappresentata completamente e ho avuto come un momento di risveglio perché sono fissa da 20 anni in una storia terribile con un uomo che mi distrugge e quindi è come se io avessi capito che tipo di mito io sto vivendo all'interno di me stessa." Per cui la comprensione del mito può portare ad una forma di liberazione, perché i miti vivono all'interno dell'essere umano inconsapevolmente. Quindi l'ascolto di se stessi, perché ascoltare, e la cosa bella è che i gemelli hanno l'ascolto, il sagittario ha il suono. Infatti nel segno del Sagittario, come prova d'Ercole, incontriamo gli uccelli di stinfalo che emettevano delle strida terrificanti e lui riesce in qualche maniera con uno stratagemma a liberarsi. Quindi l'ascolto, quindi ascoltare se stessi è molto importante, e ascoltare gli altri. Narciso non vuole ascoltare, quindi fugge. Invece dovrebbe fermarsi ed ascoltare. Quindi noi nel rapporto con gli altri cresciamo nell'ascolto. Quindi
Più delle volte io mi sono resa conto, che anche in persone che non sono dei gemelli, quando in effetti si parla, la persona non ascolta, ma sta pensando a quello che ti deve dire e non sente quello che in effetti l'altro sta dicendo. Quindi l'ascolto perché se io voglio parlare e interagire nel modo giusto, ho anche bisogno di ascoltare l'altro, perché altrimenti quando risponderò non avrò seguito quello che l'altro ha detto. Infatti molto spesso delle persone poi cominciano a parlare e non c'entra niente con quello che si era detto. È il lavoro sull'ascolto. Quindi questa è una società di parole dove c'è poco ascolto, pochissimo ascolto. Non so se vi sia capitato, vi consiglio fra l'altro di andare a vedere un film che per me era tanti anni che non vedevo un film così, Joker. Un bambino non ascoltato, un bambino, diciamo, un essere che non è mai stato ascoltato, quindi che in qualche maniera aveva bisogno di trovare persone che lo ascoltassero. L'adolescente, per esempio, non ascolta. Chi è che ascolta? È l'uomo maturo, la persona matura ascolta. Quindi io posso anche avere davanti a me un saggio che mi sta dando proprio degli insegnamenti, ma se io non ascolto, quegli insegnamenti cadranno nel vuoto. E infatti il Cristo cosa diceva? Io potrei dirvi molte cose, ma voi non avete orecchi per ascoltare e occhi per vedere. Quindi l'ascoltare è una condizione particolare, importante. E i gemelli hanno anche, come parte anatomica, collegata proprio a questa condizione dell'ascolto, tutta la parte esterna delle orecchie. Per forza di cose, perché in qualche modo tutto il padiglione auricolare è collegato all'ascolto. Quindi se io voglio parlare, comunicare, ho anche bisogno di ascoltare. Quindi l'ascolto di qualcosa può produrre un cambiamento all'interno di me stesso. Adesso ci sono persone, per esempio nell'analisi, che cosa succede? Che molte persone pagano per essere ascoltate da qualcuno, perché nel momento stesso in cui io parlo e qualcuno mi ascolta, avviene proprio un qualcosa di importante nella creazione anche della parola, perché questo è, quindi nel momento in cui io parlo, interligo varie cose che in qualche maniera potevano essere scollegate. E ho bisogno però di una persona che ascolti. Quindi, e io stesso ho bisogno poi di ascoltare quello che l'altro mi dice. E quindi è molto importante come segno, proprio in questa simbologia che Gamos è il matrimonio, anche se poi sappiamo che la funzione proprio di equilibrio con l'altro la troveremo nella bilancia, ma qui è anche la rappresentazione del primo momento di gioco del bambino, perché c'è una sincronizzazione di vari segni zodiacali nella fase della nostra vita. Quindi l'ariete può rappresentare il primo momento dove il bambino deve concepire dentro di sé che lui è. Nel toro c'è proprio il bambino che gattona, il bambino che si porta alla bocca le cose. Nei gemelli abbiamo il bambino che comincia a interagire con l'altro nel gioco. Quindi il lanciare la palla all'altro, l'altro la rilancia a me e inizialmente vediamo
che è un qualcosa che il bambino deve apprendere, perché istintivamente nel momento in cui prende la palla, magari, la porta via. E quindi lì ci deve essere l'educazione proprio a questo elemento dello scambio, perché il commercio nasce proprio nei gemelli. Quindi queste fasi iniziali, nelle fasi iniziali, il bambino ripercorre, possiamo dire, psicologicamente i segni zodiacali. E quindi tutto quello che rappresenta anche lo studio, tutto quello che rappresenta il rapporto con i compagni, lo scambio, è tutto collegato alla funzione dei gemelli. Il fatto che io mi possa accorgere che una mia parola può destare nell'altro tanto gioia quanto dolore. Quindi questo sapermi collegare all'altro, altro e non negare l'altro, come in qualche modo in questo mito fa Narciso. Narciso chiude appena sente che dall'altra parte c'è un'implicazione, un interesse alla sua persona, e molto spesso nel Gemelli può esserci un po' un peccato di purezza, quasi luciferico cosiddetto. Cioè la paura proprio di invischiarsi in condizioni che possano portare poi ad una reale incarnazione, la paura di perdere se stessi, di essere troppo coinvolti. È chiaro, io sto parlando dell'aspetto di un gemelli che non stia lavorando su se stesso. Nel momento in cui un gemelli invece lavora su se stesso, abbiamo proprio questa esperienza evoluta e straordinaria di Odisseo. Cioè, Odisseo è proprio un eroe mercuriale, perché mentre all'inizio, pieno della sua intelligenza, della sua sagacia, infatti l'Odissea inizia: cantami o diva di quell'uomo di multiforme ingegno dotato. I gemelli sono geniali, hanno proprio questa capacità straordinaria, spesso sanno fare tante cose. E quindi lui, con questo stratagemma del cavallo che ha introdotto in Ilio, ha vinto una guerra. Però, quando ha attraversato tutta la sua iniziazione, ha avuto dei dolori grandissimi, nel momento in cui arriva dai Feaci e il cantore cieco celebra le sue gesta, e ancora non sanno i Feaci, Alcino non sa che quello è Odisseo, lui piange. Piange e dice: sono io quell'Odisseo del quale tu parli, perché ha perduto i suoi amici, ha vissuto l'iniziazione e adesso lui vive l'elemento del dolore, si rende conto di quello che ha fatto, che ha dato morte ad un popolo, mentre prima non c'era una coscienza morale. Lui, attraverso tutte le sue prove, ha realizzato una coscienza morale, perché questo purtroppo è il rischio della troppa cerebralità intellettiva, il rischio che noi stiamo attraversando in questo momento epocale in cui gli uomini sono molto intelligenti, ma non hanno coscienza morale. È il rischio che stiamo attraversando di questa adolescenza tecnologica, dove attraverso l'intelligenza umana abbiamo creato delle armi e degli apparati tecnologici, ma non abbiamo la coscienza morale.
per cui hanno sparato in Siria delle cose terrificanti in questi giorni, cioè la geoingegneria, questo voler manipolare è proprio di questa nostra intelligenza non accompagnata da una maturità. Daremmo una pistola a un adolescente? Ecco, voi immaginate che noi, come esseri umani, siamo in una condizione di grande intelligenza, ma siamo degli adolescenti perché non abbiamo costituito una coscienza morale che necessariamente ci dovrebbe portare a considerare l'altro, ad andare verso l'altro. Questo lo fa il punto opposto, il Sagittario. Sagittario che arriva a noi con tutti i valori dell'umanità, con i valori dei grandi maestri, con la visione filosofica delle cose collegata alla funzione di Giove, con il senso di trascendenza. E quindi noi stiamo attraversando un periodo che è proprio determinato da una scienza intellettiva cerebrale che non si collega al mondo dello spirito, a un ateismo possiamo dire a una prima fase di Ulisse, all'Ulisse dell'Iliade, che è colui che realizza lo stratagemma, che dà morte a un intero popolo, che vince la guerra e l'inizio dell'Odissea comincia tra l'altro con un depredatore da parte delle navi di Ulisse con tutti i suoi compagni, erano più navi, andare a depredare i cicconi. Ma perché? Ma perché? Per quale motivo? E se non che trovano un popolo che reagisce. Quindi, come dire, porto via. E lui dovrà, attraverso proprio, possiamo dire, la nemesi, perché questa legge per cui alla fine devi ripassare la stessa cosa attraverso le incarnazioni, noi lo chiamiamo karma, per arrivare ad acquisire una coscienza morale. E quindi a quel punto la mia intelligenza io la metto al servizio dello spirito, dell'umanità. Quindi la metto al servizio degli altri. Lui passerà 7 anni da Calizzo, sette, quindi dove avrà l'iniziazione, dove vivrà l'iniziazione e poi potrà ritornare ad Itaca, la teca dell'io, dell'io spirito. E si è talmente collegato alle forze spirituali più alte che gli compare Atena. Atena è, nella mitologia, l'alter ego di Michele. E quindi, per andare ad Itaca, lei lo trasforma in un mendicante, perché è proprio la rappresentazione dell'iniziato. L'iniziato che in effetti si spoglia completamente di tutte le sue apparenze e quindi non si presenta come un re, ma va veramente come un cencioso, tanto che appunto il momento in cui entra nella sala dove ci sono i proci, lo prendono tutti in giro. Io mi ricordo proprio che cominciava questa immagine. Else de Piptocos pandemia sos catastor, entrò un pitocco all'interno di questa sala, da cui pitocco, ecco, proprio, un poveraccio. Quindi lui segue quello che Minerva o Atena dice. E quindi qui abbiamo l'uomo mercuriale, l'uomo dei gemelli, l'uomo in movimento, che è in grado di collegarsi con le forze spirituali. Lui vede Atena. Telemaco no. Telemaco vede soltanto una luce. Lui vede proprio l'essere, perché ha fatto la sua iniziazione. E quindi il
suo apparato cerebrale non è chiuso, ma è alla possibilità di riflettere il mondo dello spirito e di collegarsi con le forze più alte e anche di usare il giusto atteggiamento, perché dice chiaramente Atena, ma quanto sei grande, perché un altro essere sarebbe subito corso alla reggia. E lui invece che cosa dice? No, perché mi ucciderebbero subito. Io prima devo scoprire quali siano le condizioni. E quindi è l'uomo che tira fuori questo aspetto grandissimo dei gemelli, che non segue la sua parte istintiva. Vado subito da Penelope. No, io voglio sapere. E qui abbiamo non la curiosità superficiale, ma io voglio indagare, voglio rendermi conto di quello che sia la situazione. E questo è l'aspetto evoluto dei gemelli. Quindi io voglio conoscere oggi, dopo tanti anni in cui sono mancato, che condizione c'è? Penelope mi aspetta ancora? Quindi in qualche maniera è la rappresentazione di un Mercurio che non è più preso dalla volatilità. Lo faccio subito, mi metto in movimento. No, io questa motorietà del Mercurio la faccio maturare. Infatti nell'alchimia veniva detto che il vecchio re, rappresentato da Saturno, doveva morire per dare vita al fanciullo alchemico, che però era il rinnovamento di Saturno. Quindi quando Hillman dice, in effetti, il Puer dovrebbe collegarsi al Senex e il Senex al Puer, perché il Senex porta la rigidità, porta la fissità, porta l'ironia. Pensiamo agli anziani che spesso hanno un rapporto orribile con la gioventù, non l'ascoltano, solo quello che loro hanno fatto, c'è cioè un elemento di rigidità. Invece appunto ci dovrebbe essere proprio il collegamento, quindi la mobilità del Mercurio è la rappresentazione, fra l'altro, anche del nostro corpo eterico. Il nostro corpo eterico, che è il corpo delle forze formatrici, ha questo elemento della mobilità, tanto che le persone che nell'anzianità sono estremamente dinamiche, che le vedete che sono appunto attive, che hanno sempre questa gioia di vivere, che sono sempre spinte verso una curiosità, un lavoro su se stessi, hanno realizzato questo, perché è vero, il nostro corpo fisico invecchia, ma se noi lavoriamo su noi stessi, il corpo eterico ringiovanisce. Pensate a come sia difficile per un bambino, nei primi momenti di vita, andare a prendere qualcosa e portarsela alla bocca. Perché nel bambino il corpo eterico è vecchio e sarà poi attraverso il movimento, attraverso la condizione terrestre di spostamento che ringiovanirà. Se un essere umano fa la sua giusta evoluzione, e questo per esempio in quello che è l'arte cinese, anche giapponese, l'aikido, eccetera, il jiu-jitsu, il judo, eccetera, è sempre il maestro anziano che riesce a sconfiggere l'irruenza potente dei muscoli
del giovane, perché lui ha incamerato cognizioni, il corpo eterico è il corpo collegato anche al pensiero, al pensare, quindi è il corpo di memoria. Quindi lui ha avuto la possibilità di poter incamerare attraverso il suo io, che è passato attraverso varie fasi della vita, ha immesso delle forze corpo eterico, che è il corpo delle forze formatrici, delle correnti vitali. Quindi sa gestirle, cosa che non sa fare il giovane, le sa indirizzare, cosa che il giovane non sa fare. La maturazione significa proprio questo come condizione. Quindi in questo caso abbiamo un Ulisse che vede Atena, un Telemaco che vede soltanto la luce di Atena. È anche una rappresentazione del fatto che noi, come rappresentati da Telemaco, come esseri collegati all'anima cosciente nel quinto periodo, pur non vedendo, crederemo. Come Telemaco, pur non vedendo Atena, ha la percezione di una luce, ma segue quello che il padre gli dice. Quindi siamo proprio noi come esseri umani, stiamo attraversando questo momento, un momento in cui con tutta la nostra arroganza, gli stessi giovani sono arroganti perché pensano di aver capito tutto, poi arrivano le prove della vita, come era arrogante anche Odisseo. Arrivano le prove della vita e quindi quello magari che mi è stato detto da qualcuno lo faccio risorgere all'interno di me stesso, perché molto spesso noi siamo una società arrogante, abbiamo capito tutto, la scienza è arrogante, è proprio ormai cerebrale, mercuriale, non è collegata ad una coscienza morale che viene appunto attraverso la funzione di Giove di Nettuno, io la devo connettere. Quindi devo in qualche modo anche dire, ma questa mia azione, queste mie parole, cosa possono produrre nell'altro? Questo simbolo del due è anche una separazione. Il male viene dall'umanità da questa visione dualistica. Quindi il gemelli deve realizzare una sintesi dentro di sé, deve proprio realizzare un matrimonio dentro di sé. L'altro è importante l'ascolto, è importante ascoltare quello che vive all'interno di noi stessi. E alla fine Odisseo è costretto ad ascoltarsi perché passa delle condizioni veramente al limite. Quindi è un segno straordinario, tanto che io anni fa, proprio perché io sono una Saturnina, sono un Capricorno, e mi sono sempre incontrata con i gemelli, proprio un destino, questo mio fratello gemelli, mio figlio gemelli, il mio ex marito gemelli, le mie più care amiche gemelli, io sono circondata da gemelli. E devo dire che mi hanno dato tantissimo, sono molto stimolanti. Ma mi hanno dato tantissimo in tutti i sensi, perché io ho avuto come figlio un gemelli che ha rappresentato proprio Peter Pan. Io trovavo mio figlio la sera che piangeva e diceva: mamma, io voglio volare, io voglio andare nell'isola che non c'è. Piangeva disperato. E lui alla fine l'ha fatto, tanto che ho detto, tu guarda un po', io ho avuto proprio un archetipo rappresentativo dei gemelli per figlio, perché lui ha avuto paura, ha lasciato una lettera che ho detto io voglio raggiungere il sole,
io voglio raggiungere la spiritualità. L'ultimo discorso che avevamo fatto, lui mi aveva detto: mamma, qui tutti hanno una maschera e io perderei la mia purezza nel contatto con la vita, ecco, nel contatto con gli altri. Quindi Narciso che fugge. Io mi sono ritrovata proprio per fare questo studio così profondo verso i gemelli, rendendomi conto che è un segno complicatissimo, perché quando tu hai incontrato, io avevo due figli in realtà in Nadir, perché per un certo momento arrivava, sono i dio oscuri, il gemello chiaro, poi arrivava il gemello scuro, il gemello mortale. È quello immortale. Questa condizione, questi due gemelli che nascono dall'unione di Leda con Zeus, ma uno è di natura mortale perché nasce dall'unione di Leda e Anchise, e quindi uno morirà e l'altro no. Quindi questo polluce che in qualche modo non conosce nulla di quello che può essere la passione, Castore, che va verso la dimensione della passione, Dioscuri, che significa natura divina divisa. Abbiamo un sé superiore e un sé inferiore, quindi questo dramma che vive dentro ognuno di noi, lo portiamo tutti, avvertiamo che c'è una parte di noi più alta e una parte che va verso anche l'istinto. Quindi a un certo punto Castore si innamora di una fanciulla, e viene poi ucciso dai fratelli di lei. E Polluce aveva detto: come? Ma come puoi essere entrato in questa storia terribile? Lui viveva proprio nella solarità, in quello che poteva essere la dimensione mentale, e quindi Castore rappresentava tutta la parte istintiva. Quando muore Castore, interviene Zeus, quindi divide la natura immortale che aveva Polluce con l'altro. Per cui anche qua abbiamo questo elemento che arriva dell'Ade, perché i Dioscuri passeranno dei mesi nell'Ade e dei mesi invece nell'Olimpo. Stessa cosa troveremo in modo differente nel mito della Vergine. Quindi c'è proprio quest'anima umana che entra in incarnazione e una parte nei gemelli è come se soffrisse di questa incarnazione, soffrisse di questa densità. Quindi c'è bisogno proprio di una sintesi, Castore e Polluce, quindi capire che noi abbiamo un sé inferiore e un sé superiore. E quindi l'uno deve riuscire ad entrare in rapporto con l'altro. E questo è anche il dramma che viviamo ognuno di noi, tanto più lo vive il gemelli. Quindi ci sono degli esseri che si sono incarnati nei gemelli. Wagner era un gemelli, per esempio, e aveva creato questo Parsifal, che è l'ultima sua opera meravigliosa, dove lui mette queste fanciulle fiori che in qualche maniera rappresentavano il mondo di Klingsor, quindi il mondo di quest'essere che per non cadere in quello che poteva essere la sessualità, si evira, cosa allucinante, si evira. E quindi non è così che si opera un vero percorso di conoscenza. E la figura di Wagner, particolarissima, lui era sposato con Costanza Liszt, la figlia di Liszt, molto più giovane di lui, che era dedita completamente a Wagner, tanto che teneva un diario dove la sera lei diceva che cosa aveva fatto Wagner, come aveva mangiato, che cosa aveva detto, e quindi teneva questa. Fino a che
nel momento in cui c'è il Parsifal, lei intercetta, perché lei prendeva anche la posta del marito, si occupava di tutto, intercetta una lettera che una fanciulla fiore aveva mandato a Wagner, la apre e scopre che c'era una relazione fra loro, possiamo dire amorosa, ma non nel senso di caduta nei sensi, un amore platonico. Quindi Costanza Liszt va da Wagner, gli fa vedere questa lettera, Wagner si porta una mano sul cuore, cade e muore e ha un infarto. E Costanza Liszt rimase per 2 giorni interi stesa vicino a lui, abbracciandolo, disperata. Quindi il Parsifal fu la sua ultima opera e in quel momento lui fu così colpito profondamente al cuore da questa cosa che non è riuscito a gestire tutta la sua parte emozionale. Wagner era molto preso da se stesso, però aveva questo amore molto forte per la moglie. In quel momento lui aveva capito che aveva fatto qualcosa di sbagliato e quasi ha dato la sua vita a lei. Ci siete? Sì, ci siamo, ci siamo. Allora, Maria Grazia, se vuoi possiamo a questo punto fare una pausa musicale e poi proseguiamo. Sì, perché c'è un altro mito che è collegato alle fatiche d'Ercole, che è molto bello e parla proprio dell'ascolto e delle 5 prove che il Gemelli deve affrontare. E quindi c'è una complicazione non indifferente in questo segno, che più delle volte viene considerato così, il Gemelli volubile, il Gemelli gli si dà purtroppo sempre l'elemento di superficialità. A volte alcuni scadono in questo, ma c'è una sofferenza nel gemelli enorme. Quindi Quindi non è così. Spesso non la manifesta, ma c'è una sofferenza enorme, c'è proprio una spinta profonda verso la conoscenza. sì, infatti molto spesso quando si parla del Gemelli si parla proprio di questa superficialità, però io ho potuto vedere, insomma, in alcune persone che conosco, anche a me molto vicine, che non è, perlomeno non è sempre così, perché No, poi c'è non è anche una sempre così differenza, assolutamente. poi c'è anche una differenza, come giustamente hai sottolineato, tra il Gemelli che non fa un lavoro su di sé e il Gemelli invece Beh. evoluto, che è una cosa diversa. Infatti, guarda, è uno di quei segni che a me entusiasma tanto. No, per carità, mi piacciono tutti, non è che. Ma il Gemelli a me strappa il cuore, come posso dirti, perché in qualche maniera sa dare anche tanto con la sua gioia e anche la sua purezza, perché c'è un elemento di purezza. E poi nei Gemelli evoluti non sono mai, sono sempre persone stimolanti, sono sempre persone che in qualche modo mettono loro stessi in gioco. Capito? Quindi, vabbè. Poi vedremo gli ascoltatori cosa diranno. Sì, infatti c'era anche una domanda di Giada che poi dopo leggeremo, che non è in particolare sul Gemelli, ma è una domanda più generica, diciamo, su le dimensioni fisica, eterica, astrale, spirituale e animica. Comunque poi dopo vediamo anche questo. Giada, che tra l'altro è del segno dei Gemelli, quindi infatti ha detto che si è Oh, riconosciuta. bello. Poi io mi sa che già ci siamo anche Sì. contattate varie volte, anche su Facebook, come no? Sì, infatti avevamo letto il suo tema natale l'anno scorso, Sì, nella scorsa mi stagione. ricordo. Sì. Sì. Come no? Allora, Bene, mi fa piacere salutarla. ok,
Eh sì, lei Cosa ci ci dai ascolta. oggi come musica? Ci ascolta sempre, Giada. Allora, oggi è il nostro amato Battiato, e so che ti piacerà molto, lo so già, perché è tornato, è uscito la settimana scorsa il suo nuovo album, attesissimo anche perché si sta parlando molto in questi mesi delle sue condizioni di salute, che non sono buone, non si sa bene che cosa, perché ci sono dichiarazioni da parte di amici e poi però ci sono dichiarazioni contrastanti da parte di altri suoi collaboratori, dei suoi familiari, quindi non si capisce molto bene quali sono effettivamente, le sue condizioni di salute, ma in ogni caso non sta bene, questo si è capito e si è visto anche purtroppo nelle immagini che hanno diffuso in questo video che è stato diffuso dove c'è lui che lavora insieme ai suoi collaboratori a questa nuova canzone e insomma si vede che è molto diverso rispetto a anche solo a 2 anni fa. E questo mi dispiace molto, però È del vedremo. 2017 questa canzone, Sì, comunque, non sì, sì. è stata fatta ora, era stata fatta per Andrea Bocelli ed è meravigliosa, tra l'altro, anche meravigliosa la sua voce, nel senso che tocca l'anima. Sì, ha fatto lo stesso effetto anche a me, la prima volta che l'ho sentita. Sì, è stata registrata nel 2017, poi è stata aggiunta la parte orchestrale e poi è uscita appunto in questo nuovo album, che è un album dal vivo, delle sue canzoni più famose dal vivo insieme a questa orchestra, la Royal Philharmonic Concert Orchestra. E poi c'è questo inedito che è bellissimo, ha un testo meraviglioso che se davvero questo fosse il suo ultimo, la sua ultima canzone, il suo ultimo disco, direi che ha detto tutto in questa canzone. Ha detto tutto in tutte le sue canzoni che sono piene di messaggi, ma questa è particolarmente diretta sui temi della spiritualità che ben conosciamo. Io non leggerò il testo perché lo ascoltate direttamente dalla sua voce, che è davvero qualcosa di struggente in questo brano, però leggo la sua presentazione che è uscita in alcuni comunicati stampa con appunto in occasione dell'uscita di questo nuovo disco. E allora Battiato dice questo per presentare la sua nuova canzone: siamo tutti esseri spirituali in cammino verso la liberazione, ma finché liberi non lo saremo, torneremo ancora e più volte a questa vita terrena. Perché l'esistenza ciclica si perpetua fin tanto che l'anima non sarà del tutto libera dalle emozioni perturbatrici dell'ego che la tiene avvinta. In realtà siamo schiavi delle nostre emozioni, che ci dominano e spesso finiscono in tragedia. Bella libertà. La liberazione non può avere legami né attaccamenti. Bisogna mantenere l'atteggiamento di un viaggiatore che torna a casa. E queste sono le parole di Battiato. Io dedico questa canzone a Battiato stesso, che per me è molto importante, come avrete capito tutti. La dedico anche a te, Maria Grazia, e soprattutto a Grazie. Nadir, che amava tanto la sua canzone L'ombra della luce. E visto che abbiamo parlato e hai parlato di lui, e lui era del segno dei gemelli, e la dedico anche a lui. Torneremo ancora di Franco Battiato. Allora, eccoci di nuovo qui dopo questa stupenda, secondo me, canzone nuova di Franco Battiato. Loredana dice: ieri sera ascoltandola ho pianto, sì, anch'io, non solo la prima volta, ma anche altre volte e anche adesso in realtà.
Poi invece Giada dice: in questo periodo sono così turbata emotivamente che non riesco nemmeno ad ascoltarla, perché insomma Giada sta avendo un periodo difficile. Ti abbracciamo, Giada, e ricambiamo l'abbraccio che ci hai mandato Giada ricambia il tuo saluto, Maria Grazia. Grazie, grazie. Comunque vorrei dire a Giada anche questo, che io diciamo, ho perso il 19 di settembre, il mio maestro ha varcato la soglia e quindi questa canzone mi ha colpito profondamente perché le ultime cose che ci eravamo dette, l'ultima volta che ci siamo visti, io avevo detto a lui: Alessandro, io vorrei rincontrarti in una successiva vita. E lui mi ha detto: questo accadrà sicuramente. Dice: ma non solo in una successiva vita, noi ci incontreremo prima nel mondo dello spirito e poi sicuramente in una successiva vita. Questa è una delle ultime cose che ci siamo detti. E quindi quando ho sentito questa canzone, torneremo ancora perché è la ricorrenza, no? E viene insegnata nella scuola di Gurdjieff e quindi mi ha ricordato questa promessa che ci siamo fatti con Alessandro, che è ascendente, lui era uno scorpione con ascendente gemelli, con giovane gemelli. Bene. Ora, a questo Allora. punto è difficile andare avanti, però ripartiamo da quest'altra parte del mito legato ai gemelli. Sì. Ed è la raccolta dei pomi aurei delle Esperidi, che sarebbe la terza fatica. Quindi l'istruttore chiama Eracle e dice: la via è lunga, due sole cose ti voglio confidare, e poi devi essere tu a provare la verità di ciò che ti dico. Ricordati che l'albero sacro è ben custodito, tre fanciulle lo amano molto e proteggono bene i suoi frutti. Un drago con 100 teste protegge le fanciulle e l'albero. Guardati dal fare uno sforzo troppo grande per te. Vigila bene. La seconda cosa che desidero dirti è che la tua ricerca ti porterà ad incontrare sulla via 5 grandi prove. Ognuna ti offrirà un campo di saggezza, di comprensione, di abilità e di opportunità. Vigila bene. Temo, figlio mio, che mancherai di riconoscere questi punti sulla via, ma solo il tempo potrà dimostrartelo. Dio ti aiuti nella tua ricerca. E cosa accade quindi? Che a un certo punto l'istruttore manda ad Eracle, manda Nereo. Nereo era un essere divino che aveva una profonda saggezza. Cosa accade? Nereo si avvicina ad Eracle e comincia a parlargli, ma Eracle non lo ascolta. E quindi Nereo ritorna dall'istruttore dicendo: io ho detto tutto quello che potevo dire, ma lui non mi ha ascoltato. Dice: la prima prova quindi è fallita, l'ascolto. E a questo punto Eracle continua il suo cammino e a un certo punto incontra Anteo, anche detto il serpente, e comincia a lottare con lui. E non riesce a vincerlo. E allora Eracle comincia a dire: ma come? Io da piccolo, appena nato, sono riuscito a soffocare il serpente. Perché non riesco a farlo oggi? E allora improvvisamente ha un'intuizione. Prende questo serpente, lo scollega dalla terra, lo porta verso l'aria e il serpente muore. E vedremo poi cosa rappresenta. Rappresenta l'astralità. In qualche modo il Gemelli deve confrontarsi con questa astralità luciferica, deve riuscire in qualche maniera a condurre
questa potenza mercuriale dentro di lui, tanto che il simbolo poi del mercurio, che diventa poi il simbolo della medicina, se vi ricordate, sono i due serpenti attorcigliati intorno al caduceo, e questo è il simbolo di mercurio. Quindi la medicina dei saggi, che è appunto la capacità di poter non cedere all'elemento astrale, e quindi la funzione dell'io, che deve fare in modo di non essere vissuto dall'astralità, da tutto quello che può essere sensualità, parte istintiva, ma anche psichismo. Ci sono delle persone che sono vissute profondamente dallo psichismo, da queste capacità, sono attirate da tutto ciò che è medianità. Ci sono, per esempio, tante persone che operano la telescrittura, ed è un'operazione molto pericolosa, perché si prendono delle forze che non sono delle forze di evoluzione, si diventa schiavi di questo psichismo, questa visione della conoscenza che in realtà sconfina con una magia deleteria. Quindi bisogna fare molta attenzione a quello che possono essere, che può essere la problematica astrale, e pensare che la medianità o certe condizioni che ci portano al piacere e non piacere, quella persona non mi piace, quindi la escludo dalla mia vita, invece di dire che cosa invece quella persona rappresenta di un qualcosa che io ho gettato nella mia ombra, per cui ho questa condizione, la condizione appunto di sentirsi perseguitati sempre da qualcuno, questa astralità che riprende anche tutte le cose disagevoli, le emozioni negative che ci vivono, che ci distruggono, e arriva quindi, riesce a superare questa prova, e arriva la terza prova, che è molto particolare. Viene incontro ad Eracle Busiride, che era appunto, fra l'altro, strettamente affine a Poseidone, che è il dio del mare. E cosa accade? Questo Busiride si presenta come il grande maestro, si presenta come colui che ha la verità, per cui ai suoi adepti diceva: ascoltatemi, perché io ho la verità, quindi io posso portarvi alla verità, attraverso di me potrete arrivare alla verità. E quindi era che comincia ad ascoltarlo ed obbedisce sempre di più a tutto quello che Busiride gli diceva. E ogni giorno che passava, Eracle perdeva la sua forza completamente, fino a quando è ridotto in un modo talmente forte di debolezza, per cui Busiride lo prende e lo incatena su un tavolo di marmo, e lo blocca lì. Quindi lui sta un anno bloccato in quella condizione, con una sofferenza enorme, e durante quell'anno, improvvisamente, a un certo punto, si ricorda le parole di Nereo, si ricorda di ciò che gli era stato detto dalla persona saggia, da ciò che gli era stato sussurrato da questa persona, perché il mondo spirituale non urla, il mondo spirituale sussurra, ci suggerisce, mentre le forze contrarie, arimanico e luciferiche, urlano, impongono, si impongono a noi, le forze spirituali invece vogliono lasciarci la nostra libertà, la nostra scelta, quindi suggeriscono. Non urlano, non si impongono, e improvvisamente lui ha questa comprensione. Quello che non era riuscito a comprendere prima, riesce a comprendere dopo un momento di schiavitù,
dopo un momento di grande sofferenza, dopo un anno legato quindi a questa tavola. E cosa accade quindi? Che la forza gli ritorna, si ricollega al mondo dello spirito, Busiri della rappresentazione di quello che è la condizione cerebro-intellettiva egoica non più collegata alle forze spirituali e quindi lui era stato attratto da questa situazione. E qui possiamo vedere anche tante persone che nella vita purtroppo si danno ai falsi maestri, si pensa sempre che qualcuno dall'esterno possa portarci alla verità, ma la verità deve essere invece data proprio da una nostra, da un nostro lavoro. E abbiamo quindi un altro momento importante. Lui ha perso un anno, quindi dice: ha perso un anno, devo sbrigarmi. E arriva quindi il momento in cui sente una voce, un urlo, un grido di dolore enorme e quindi c'è un momento di perplessità. Che devo fare? Devo far finta di non sentirla questa invocazione di aiuto? Che cosa devo fare? Ho perso già un anno, io devo andare a prendere dall'albero della conoscenza questi tre frutti, però è più forte di lui lo slanciarsi verso questo essere che sta in questa condizione terribile e si trova di fronte Prometeo che è incatenato su una roccia e che ha questa aquila che rode il fegato. E qui abbiamo fra l'altro una rappresentazione molto bella di quello che i greci conoscevano, che hanno immesso in un mito, in quanto dal punto di vista lì dove noi realizziamo la digestione, si sviluppa l'acido ossialico che serve al nostro corpo eterico. L'acido ossialico attraverso la digestione viene trasformato in acido formico e che si dirige poi in quello che è la dimensione dell'astrale e il ritmo respiratorio. Noi respirando prendiamo questo acido formico e quindi nei nostri polmoni l'acido ossialico viene trasformato in acido formico. E l'acido formico è proprio la rappresentazione della funzione del nostro corpo astrale rappresentata dall'aquila. Quindi che cosa accade? Che Eracle riesce a salvare da questo attacco dell'aquila, riesce a salvare Prometeo. Però in questa condizione abbiamo proprio questa situazione particolare in questo mito di Prometeo dove l'aquila è mandata da Zeus, in realtà i greci vedevano questa trasformazione che avveniva dentro il corpo fisico umano dell'acido ossialico che veniva trasformato in acido formico e quindi che sottintendeva a tutto quello che è il processo respiratorio. Quindi vedevano il corpo eterico che viene sostenuto dall'acido ossialico, il corpo astrale che invece viene sostenuto dall'acido formico. Quindi l'essere umano in sé è un laboratorio alchemico di trasmutazione. Quindi riesce a questo punto anche in questa prova. Se non che sta andando verso questo albero quando gli arriva l'immagine di Atlante che sta sostenendo con grande sforzo il mondo. E qui nell'immagine di Atlante noi abbiamo proprio l'immagine delle forze, delle gerarchie che sostengono tutta l'opera mundi, che delle gerarchie che in qualche modo, le gerarchie spirituali, che sostengono l'operazione cosmica. E allora Eracle, mosso da dolore, vedendo questo essere che sta così soffrendo, si offre lui di tenere il globo della Terra su di sé. E nel momento in cui fa questo,
improvvisamente si ritrova di fronte Atlante con i tre frutti che sarebbero pensare, sentire e volere, ma anche corpo fisico, anima e corpo spirituale. Quindi i tre frutti rappresenterebbero questo, che devono armonizzarsi all'interno di noi stessi. È la legge del tre. Noi discendiamo da una legge del tre, dalla Trinità. Nel momento in cui lui fa questo enorme sacrificio, è preso dalla compassione, prende su di sé il peso e quindi è quello che dovremmo fare tutti noi. Noi abbiamo anche con tutto quello che riguarda la condizione cosmica un rapporto, se vogliamo, narcisistico, perché ci chiediamo sempre cosa questi transiti planetari mi porteranno, ma nessuno si chiede cosa posso dare io al cosmo. Quindi questo elemento del dare. Il bambino o il giovane immaturo prende, si aspetta sempre qualcosa. L'essere che matura invece comincia a dire cosa posso dare, cosa posso fare per la creazione, perché noi esseri umani dovremmo diventare la gerarchia della libertà e dell'amore come decima gerarchia. Quindi qui è raccontato un po' il compito dell'uomo, che in qualche maniera deve riuscire a dare qualcosa. Si aspettano gli dèi qualcosa da noi, si aspettano la nostra crescita, la nostra evoluzione. E nel momento in cui lui si trova con questi tre frutti che Atlante gli sta dando, lui dice no, li lascio qua, serviranno a qualcun altro. E quindi ritorna senza questi frutti dall'istruttore e l'istruttore dice è proprio questo che doveva accadere. Hai compreso pienamente che cosa sia la missione dell'uomo che è anche divino. Quindi hai compreso questo elemento della condivisione, questo può servire agli altri, non lo prendo più per me, non è qualcosa che porto via per me. Gli sforzi che noi facciamo devono essere messi al servizio dell'umanità. Quindi i gemelli che arriva a questa condizione, alla condizione proprio di superamento di quello che può essere la chiusura egoica, di quello che può essere l'essere attirato dallo psichismo, da tutte queste condizioni che possono portarmi un potere personale, ma non servono alla mia evoluzione dal punto di vista spirituale, arriva a questo punto. Che fra l'altro è un punto, vuol dire che il gemelli è anche connesso, perché l'astrologia è qualcosa di dinamico, qualcosa anche che è del segno opposto, Giove e Nettuno. Quindi è come dire, non io ma il Cristo in me, perché oltretutto volendo fare un discorso anche collegato al figlio, perché Mercurio è simbolicamente il figlio, crea un collegamento fra l'elemento del Sole e della Luna, quindi Mercurio, tanto che nel plenilunio dei gemelli si festeggia il Cristo, nel plenilunio del Toro si festeggia il Buddha, Buddha che ha lavorato sul corpo eterico, il Cristo che ha lavorato sulla trasfigurazione, sul cambiamento, sulla spiritualizzazione della carne. Questo elemento di Mercurio è anche collegato proprio all'uomo, cioè il Cristo è
in qualche modo figlio di Dio e figlio però incarnato nel Logos. Quindi la funzione di Mercurio è fondamentale, tanto che Steiner mise la prima pietra del Gaetano, ma aspettando una configurazione particolare di Mercurio. Quindi Mercurio è da considerare moltissime possibilità di collegamento, ci dà la possibilità proprio di poter ricercare, è collegato proprio alla condizione della conoscenza. E fra l'altro i gemelli hanno due stelle che i greci chiamavano Castore e Polluce. E fra l'altro personificavano due maggiori gruppi di stelle, le Pleiadi che avevamo incontrato già nel mito precedente e le sette stelle dell'Orsa Maggiore. Oltretutto, collegato al segno dei gemelli, in quella che è la costellazione del cane maggiore, noi abbiamo una stella importantissima perché è Sirio. Sirio che è sempre stata associata quindi al calore, tanto che noi chiamiamo le giornate estive canicola, proprio perché in qualche maniera c'è questo ritorno di questa costellazione e quindi rappresenta proprio questo elemento della luce. Sirio ha uno splendore straordinario, per cui addirittura veniva chiamato il cane maggiore dalla Persia, veniva chiamato anche il principe, riferendosi a Sirio, o anche il comandante, ed era detta anche la gloriosa. Quindi in qualche modo questo elemento della luce che è collegato all'elemento del pensare, ma che deve essere collegato al calore. Quindi il calore è molto importante anche le parole che una persona dice, debbono avere all'interno il calore per essere trasmesse, perché altrimenti non viene trasmesso niente. Steiner diceva infatti che gli uomini devono imparare a comunicare attraverso l'elemento del calore. Che solo così l'insegnamento poteva arrivare, perché lì dove invece c'è una freddezza cerebrale non arriva niente. E prima avevo parlato del film Joker, no? Adesso ci saranno tante persone che ancora non l'hanno visto. Però il bambino di cosa ha bisogno? Di calore, di amore, di calore. E quando lui va da queste assistenti sociali, trova una freddezza enorme. Per cui alla fine, con questo film, alla fine siamo tutti dalla parte di Joker. E in qualche modo è anche, io l'ho vissuto anche così, il nostro angelo custode. Ci assolve sempre, anche dei delitti più efferrati. Ma perché? Ma perché sa che cosa abbiamo passato, ma non solo in questa vita, ma anche nelle vite precedenti. Quindi sa che in effetti quello che è il prodotto di un delitto oggi, ma viene da una condizione tragica che ha vissuto quella persona, anche in incarnazioni precedenti. Per cui quando Steiner dice l'angelo custode ci assalve sempre, a noi sembra strano, perché dice ma quello è un delinquente, come fa ad assolverlo? È così, questo film di Joker ha anche questa connotazione, perché alla fine ti trovi che è una pena per questo personaggio, un dolore enorme, perché ti sei reso conto di che cosa ha vissuto, di cosa ha vissuto nell'infanzia, che cosa ha passato. Quindi in qualche modo non ha mai, lui in essenza, come il bambino, non ha mai trovato nessuno che l'amasse. E quindi ho detto, ma mamma mia, è una situazione
situazione particolare perché in questo momento tutti noi spettatori di questo film stiamo svolgendo quasi questa azione. Ho compreso pienamente perché l'angelo ci assolve. Perché magari chissà in una vita precedente che cosa quella persona ha dovuto passare per mano di qualcuno che in questa vita magari lui uccide. Non è che dobbiamo dire bravo che l'hai ucciso, assolutamente. Però questa è l'azione dell'angelo, che lui sa. È un po' Joker, ha a che vedere con l'elemento di Mercurio. Spesso il Gemelli ride. Il bambino ha difficoltà a collegare certe cose e a volte il gemelli ha difficoltà a tirar fuori quello che sente. Quindi spesso le persone che ridono, tanto c'è pure un fiore di Bach che si chiama Grimoni. Una persona che gli succede qualsiasi cosa ha un incidente e ride, ha qualcosa di terribile che capita e ride. È la stessa cosa che succedeva a Joker. E queste persone agrimoni, rappresentate da questo fiore di Bach, mettono sempre tutto, tutto, nascondono tutto dentro una cantina fino a che ci sarà l'esplosione. Perché la risata è un modo per difendersi. Io avevo anche mio figlio per dire che notavo questa cosa, che lui stava zitto, ogni tanto rideva in modo sbeffeggiante e capivo che quel riso veniva da un dolore enorme, da un processo incarnativo difficile. Quindi a volte il gemelli che si presenta un po' come il giocoliere un po' dello zodiaco, questo elemento bello che hanno di vivacità, questa solarità che anche in loro, no? E può nascondere poi un grandissimo dolore. Infatti, tutte le persone che hanno un figlio gemelli, io dico sempre, guardate, fate attenzione, sappiate comprendere certe cose di questo bambino. Cercate di trovare anche il modo per poter far sì che possa tirar fuori quello che ha all'interno, perché in effetti ci può essere questa condizione di un riso, o come fanno i giovani oggi, per esempio, come stai? Tutto a posto, un disastro, tutto a posto. Questo è proprio l'aver paura anche di entrare in ascolto del proprio dolore, quindi stiamo in una condizione, il film Joker rappresenta perfettamente la condizione che stiamo vivendo ora, con tutto il disagio, il non ascolto che c'è, è una società di parole che non di parolai che non ascoltano niente. E anche la mia esperienza, perché ho avuto proprio delle vicissitudini con mio nipote, che è un segno mercuriale ma è della Vergine, dove siamo incappati con delle assistenti sociali, per cui il film Joker mi ha toccato molto, delle perfette imbecilli e delle persone senza anima, tanto che alla fine mio nipote a una di queste ha detto: io debbo tutto alla mia famiglia che mi è stata accanto. Se fosse stato per voi, io a voi non mi avete distrutto. Quindi questa è la condizione che abbiamo oggi, non ascolto. Quindi ho Beh, sì, in terminato effetti proprio. queste parole di tuo nipote che hai riportato sono molto simili a quelle che dice Joker a un certo punto in Esatto. una scena. Io l'ho visto proprio 2 o 3 giorni fa, questo film. Mi è piaciuto moltissimo, l'interpretazione di lui è straordinaria, che penso Dieci sì.
Oscar, gli devono dare 10, un anno ci ha Stavo messo per per dirlo, studiare infatti. la risata. Sì. Veramente è Una risata fantastico. che ti dilania, che ti dilania. Sì. E poi sì, Veramente. effettivamente c'è Infatti. questo messaggio che dà, che la genesi della persona, no? Del personaggio, che lui è diventato così perché per tutta una serie di esperienze che ha vissuto, per come è stato sempre trattato, per come non è stato, appunto, come hai detto, ascoltato e capito. E questo Fin ha fatto sì, dall'infanzia, dall'infanzia, tutto esatto. parte dall'infanzia. Sì. Sì, poi ovviamente Quindi nel alla fine film. lo assolvi. Eh sì, nel film, ovviamente questo personaggio è estremo, però molte persone vivono questa stessa situazione, certo non in questo modo, non in modo appunto così estremo, però è una condizione che vivono in molti. Io penso che molti si siano proprio identificati in questa incomprensione e in questo sentirsi sbagliati all'interno di un sistema che non riesce ad Certo. ascoltarti, a capirti. E poi stai male. E lui, appunto, poi diventa un personaggio che di solito viene percepito come negativo perché è il nemico numero uno di Batman, storicamente, no? Però perché è diventato così? Bisogna anche capire E questa è questo. l'azione dell'angelo. Cioè, l'angelo sa da dove noi siamo, quali sono stati i nostri dolori, le nostre prove che ci hanno portato a questo. Quindi, e lui, poveretto, non ha avuto le forze, nel senso che questo è quello che succede, tra l'altro, in una persona che è in essenza e non ha la personalità, non ha lavorato, non ha avuto le forze per organizzare la personalità che ha bisogno del centro intellettivo per organizzarsi, ma lui non era stato dato niente, solo una madre gli aveva detto tu devi ridere sempre. Non gli erano stati dati gli strumenti. Com'è importante che siano dati gli strumenti? In questa prova Nereo gli ridà gli strumenti all'inizio. Lui non ascolta, ma risorgono in lui. Quindi se io in qualche modo non ricevo questo insegnamento da chi mi educa, se non lo ricevo dai miei genitori, dalla società, dagli insegnanti, ecco che cosa accade. Non posso formare la personalità, essendo in essenza io sono poi preda di forze terribili che mi possono entrare dentro di me e portarmi verso l'elemento distruttivo. Eh sì, nel film sì, c'è anche questa madre che è la prima che non l'ha capito, perché non solo gli assistenti sociali e tutto quanto, ma la madre stessa è la prima che non l'ha capito e non gli ha permesso di essere se stesso. E la madre che fin da piccolo l'ha sempre chiamato happy, cioè felice, e lui dice: "Ma io È non sono vero. mai stato felice in vita mia. Tu mi Felice, chiamavi sì, così, uomo. ma io non sono mai stato felice. Non c'è stato un momento in cui sono stato felice." È perché non c'è stato l'amore da parte della madre, perché la madre non l'ha mai veramente amato. E fa capire che se capiti con un genitore che non ha fatto un lavoro, che sta chiuso in una sua problematica, era scollegata anche lei dalla realtà, chiaramente quando si dice non erano i peccati dei genitori che ricadono sui figli, ma le mancanze, perché la traduzione è stata sbagliata, forse anche volutamente, ma non è il peccare, è proprio ciò che è mancato al genitore ricade sul figlio. E questo è il grande, grande problema, per cui ci sono delle domande?
Allora, c'era questa domanda di Giada, però a questo punto non so se facciamo in tempo a rispondere perché è una domanda che Certo. penso che richieda una spiegazione abbastanza Tempo. lunga, perché lei ti chiedeva di spiegare la tua concezione di dimensione fisica, eterica, astrale, spirituale e animica. E quindi Beh, penso che insomma. insomma, è un po' lungo, non è la mia Sì. concezione, che io, diciamo, seguo la scienza dello spirito perché è quella condizione che mi ha, diciamo, completamente nutrito e che io ho scelto liberamente come la mia via, no? Una persona può avere anche un'altra scelta. Però posso dire semplicemente questa cosa, il corpo fisico noi lo condividiamo con i minerali, infatti quando moriamo diventiamo duri come il minerale, perché il corpo eterico, che è il corpo delle forze formatrici, il corpo cosiddetto della vita, ci dà la possibilità di crescere. Si è staccato, cosa che non accade mai, neppure la notte, perché invece l'astrale è il nostro corpo, potremmo dire, collegato anche a tutta la funzione planetaria, il corpo astrale è collegato al piacere, dispiacere, è collegato a tutto quello che è dimensione cosmica. E il corpo astrale insieme all'io si staccano ogni notte, quindi noi ogni notte andiamo nel mondo dello spirito e poi riportiamo nel momento in cui l'io e l'astrale si collegano all'eterico, portiamo il sogno. Quindi magari una notte possiamo sognare un nostro parente che non c'è più. E quella notte noi abbiamo avuto il collegamento nel mondo spirituale con quella persona, opportiamo delle immagini che ci vengono date dei nostri bisogni, delle nostre difficoltà, perché attraverso il sogno mi posso rendere conto dello stato nel quale io verso, proprio perché l'astrale e l'io si sono collegati al mondo, al sé superiore, al mondo spirituale. Quindi in qualche modo quella che noi chiamiamo anima, è collegata alla funzione dell'astrale. Lì dove l'astrale si collega con l'io, allora abbiamo questo sviluppo di quello che può essere l'anima che noi chiamiamo cosciente. L'anima cosciente è frutto del collegamento del corpo astrale, del lavoro dell'io sul corpo astrale, perché il corpo astrale con le sue passioni, i suoi desideri, può portarci ad una condizione deteriore, quindi verso l'istinto, verso tutto l'aspetto più denso, e invece l'astrale dove è condotto dall'io ci porta ad una condizione di consapevolezza. Infatti il lavoro di quest'epoca è proprio il lavoro dell'io sul corpo astrale. Quindi il corpo eterico serve anche come corpo di memoria, come capacità di poter, del pensiero, quindi l'eterico ha anche questa come condizione, ma è sempre un corpo che è in continua fluttuazione, quindi lì dove c'è un'anima cosciente anche il corpo eterico non è più collegato a un fluttuare, tanto che in Poseidone, quindi nell'oceano, noi abbiamo l'immagine del corpo eterico, quindi di queste onde. Quando facciamo una visualizzazione è difficile mantenere l'immagine nitida di qualcosa nella concentrazione, e quindi dobbiamo sempre rivolgersi all'elemento della volontà, dobbiamo ricreare, voler ricreare quell'immagine o voler rendere continuativo un pensiero. Quindi è molto importante questa condizione. Poi è chiaro, noi abbiamo sette corpi, per cui l'azione dell'io sul corpo eterico rappresenta il cosiddetto spirito vitale, quindi la capacità anche di poterci guarire, la capacità proprio di organizzare creativamente pensare e poi riuscire anche a trasformare certe condizioni.
sia fisiche sia intorno a noi, l'azione dell'io sul fisico l'ha fatta il Cristo e abbiamo il famoso uomo spirito o Atman. Quindi abbiamo 7 livelli, il numero 7 è diciamo, un numero importantissimo, 7 giorni della settimana, 7 note, 7 chakra principali, poi ce ne sono anche di secondari, le 7 ghiandole, quindi gli Elohim sono 7, uno resta nella luna e sono gli esseri che hanno dato vita all'essere umano e alla dimensione, diciamo, creativa del cosmo, dove Yahweh è un Elohim, quindi è uno degli Elohim e lui poi si trasferisce sull'elemento della luna e rende la luna, dà alla luna la possibilità di diventare un essere che riflette la luce del sole. Quindi il numero 7 è fondamentale appunto per questo. Non so se Giada Giada, sia sei rimasta rimasta sì. soddisfatta di Fatta di questa questa piccola piccola sintesi, sintesi. insomma, Sì, non lo so. lei ti ringrazia per la risposta. In effetti sei riuscita a sintetizzare in pochi minuti un argomento che in realtà è vastissimo e che magari riprenderemo in un'altra puntata sicuramente. Allora, noi adesso siamo in chiusura perché mancano proprio 2 minuti alle 7. Ti chiedo solo se hai qualche appuntamento da ricordare, qualche evento che ti riguarda. Sì. Beh, io come al solito dico, il giovedì ci sono queste, a Via Saliceti 7 alle ore 18, ci sono queste riunioni del gruppo Rosenkreuz, di cui io sono fiduciaria, e quindi stiamo facendo adesso aspetti dei misteri antichi e poi i nessi karmici dalle 19:30. I nessi karmici e il calendario dell'anima. E poi domenica all'Accademia Quantica faccio un seminario sui corpi di luce, sul corpo di luce che è collegato diciamo, alle 7 funzioni, al corpo eterico e alle ghiandole. Bene, allora noi invece diciamo solo brevemente che i nostri eventi adesso non li stiamo a ricordare tutti perché appunto abbiamo pochissimo tempo, ma li trovate sia sul sito Petali di Loto che sul nuovo sito scuoladiastrologia.net. E quindi a questo punto chiudiamo questa puntata e la prossima la faremo ovviamente sul leone. Anzi no, scusate, sul cancro. Cancro. Avevo saltato il cancro. Sì. Bene, ciao a tutti allora e a fra poco per quelli che vorranno seguire le conversazioni di astrologia con. Sì, fra poco Grazie, c'è. ciao a tutti. Ciao, ciao Maria, Ciao, grazie. grazie, Alla ciao, prossima ciao. settimana. Sì, infatti fra pochi minuti iniziamo di nuovo con Ciro Discepolo. Io mi ero dimenticata di dire che il brano iniziale era ovviamente Gemelli dei Rondò Veneziano e chiudiamo sempre con i Rondò Veneziano e con Zodiaco. A fra poco oppure alla prossima settimana. Ciao a tutti.